per gli carissimi, l'avvento è imparare, è mettersi alla scuola di chi ci può insegnare le uniche cose che sono importanti, fondamentali per vivere in pienezza. E vivere in pienezza, vivere compiutamente la propria vita, è il riposo, il ristoro. Leggendo il testo del Vangelo di oggi, nella lingua originale, in greco, si può leggere chiaramente questa brevissima sintesi che vi ho offerto. Il ristoro di cui parla. Immaginate il ristoro dopo aver scalato una montagna, dopo aver fatto una corsa, una gara, una partita. Il ristoro, cioè cessare dalle proprie attività. Riposo. Riposare. Il riposo di Dio, dopo aver creato. Ma vedete che il riposo di Dio inizia dopo aver portato a compimento il cielo e la terra e la sua creazione più bella, più buona, l'uomo. Allora, il riposo per il quale siamo stati creati, e qui è tutta la scrittura che ce lo dice, Salmo 94, con il quale inauguriamo i nostri giorni, no? Primo Salmo, il Salmo invitatorio che la Chiesa ci invita a recitare, a proclamare entrando nel nuovo giorno. Se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il cuore, non sia che non entriate nel riposo che Dio ha preparato per voi, come i vostri padri duri di cuore, il riposo, la terra promessa, la terra dove stila latte e miele, la terra della comunione, dell'amore, il riposo che è l'immagine e la somiglianza di Dio, il riposo che sono l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, il riposo che è il tu nel quale trascenderti, il riposo che è l'amore, che è il poter amare. Il vero riposo è l'amore, che è la base, che è l'utero dove sorgono, dove sono gestati, la mitezza e l'umiltà. La Chiesa, la nostra comunità cristiana, che è la nostra scuola, dove possiamo metterci all'ascolto del nostro Signore Gesù Cristo. Il libro del Siracide parla della sapienza e dice: avvicinatevi voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia scuola. Allora è chiaro che bisogna avere chiara consapevolezza che siamo senza istruzione, che ci manca molto per discernere le opere di Dio, per discernere la volontà di Dio, per discernere cosa Dio ci sta conducendo a compiere, cosa significa compiere la nostra vita, per discernere nel tu che abbiamo davanti la nostra terra promessa, il nostro riposo, per discernere in una stalla maleodorante destinata agli animali, una grotta lì buttata dietro alla casa, una famiglia normalissima, poverissima, con un bambino, riconoscere in quella quotidiana normalità, in quella ordinaria normalità, Dio, l'opera di Dio. Siamo molto lontani, fratelli, perché non siamo né miti né umili. La mitezza, che è un dono dello Spirito Santo, la mansuetudine, la mitezza, è che in greco si usa un termine che immediatamente significa dolce, la dolcezza, la mitezza, la dolcezza. E che poi, per senso traslato, significa assenza di violenza. La mitezza, la mansuetudine, io non ce l'ho. Di fronte a certe situazioni, di fronte a certe realtà, dalle quali tu ti aspetti qualcosa, generano in te un'aspettativa, quando risulta invece che per un motivo o per l'altro, non necessariamente un motivo malvagio, anche per dimenticanza, quella aspettativa va in frantumi, non ti esce quell'ira, violenza. C'è una violenza latente in tutti, dobbiamo imparare. Siamo sprovvisti di istruzione, cioè la istruzione, se dico sprovvisto di istruzione, quindi di sapienza, voglio dire che sono sprovvisto di ciò che il Signore nostro Gesù Cristo può insegnarci, ed è la mitezza e l'umiltà. L'umiltà e la mitezza sono le caratteristiche, il biglietto da visita con il quale Gesù si presenta, umile di cuore e mite, anawin, l'ultimo. La mitezza e l'umiltà era la stessa parola in ebraico, anawin, poi tradotto in greco in maniera diversa, anawin. Proprio quelli che hanno il cuore spezzettato, e per questo mite, tanto spezzettato, tanto affaticato e tanto oppresso da essere sbriciolato, e come briciole, come farina, deposto nelle mani di Dio, consegnato, affidato, consegnato alle mani di Dio, perché plasmi ciò che è meglio, perché difenda, perché protegga. Questo è l'anawin, questo è il povero, questo sei tu e sono io, e non come virtù morali, ma come doni dello Spirito Santo. Ci rendiamo conto come il Signore può istruirci, come noi possiamo imparare prendendo il suo gioco, il gioco dell'istruzione, il gioco della legge, porre il collo al gioco della verità, al gioco della croce. Un gioco non può essere mai diseguale, se è diseguale c'è un macello, questo lo dice anche la legge. Non si può mettere lo stesso gioco su due diversi animali, perché faticherebbe, sarebbe terribile, ed è l'immagine del disordine. Quante volte i matrimoni
falliscono o entrano in crisi perché c'è una diseguaglianza, nel senso che ognuno tira la parte propria, che non c'è davanti a Dio la stessa dignità, perché i due non stanno prendendo lo stesso gioco, perché ognuno vuole mettere sul collo dell'altro il proprio gioco, la propria volontà, i propri criteri, e per questo i due nella diversità non si incontrano. Allora, cos'è che fa che due persone diventino l'uno per l'altro il riposo, il ristoro? Che cosa? Ciò che li affatica, cioè ciò che li umilia, ciò che li rende docili, li ammansisce, li doma, ciò che li porta alla mansuetudine, la croce, la storia. Allora, portare il gioco di Cristo significa rendersi conto che i miei difetti sono fondamentali, le mie debolezze sono fondamentali, i difetti di mia moglie, i difetti di mio marito, i difetti di mio figlio, dei miei genitori, sono fondamentali, perché mi inchiodano, mi permettono di mettere il mio collo, la mia vita, sotto il gioco di Cristo, che è la croce che ha preso su di sé tutti i difetti di tutti gli uomini, quindi quelli di mia moglie e quelli di mio marito. Il segreto di un matrimonio, del compimento di un matrimonio, del riposo, cioè che il matrimonio giunga ogni giorno a un riposo giusto, vero, autentico, nel quale possano donarsi la vita di un prete, è che la sua vita sia completamente consegnata a Cristo, crocifissa con Lui, perché solo se è crocifissa con Cristo, allora potrà incontrare la sua comunità cristiana, quella per la quale è stato chiamato e alla quale è inviato, la parrocchia, la comunità, la missione, il fratello. L'avvento è andare a Cristo, cioè imparare da Lui, prendere oggi quel gioco che ti umilia, perché è dolce, è un gioco dolce. Il gioco del mondo è amaro, il gioco del mondo è violenza, il gioco del mondo è questo che ti viene da dentro. Quando qualcuno ti mette i bastoni fra i piedi, quando qualcuno non ti capisce questa violenza, noi possiamo sfruttare, tra virgolette, anche questa violenza che ci esce, per diventare miti, guarda un po', per entrare nella mitezza, per lasciare che si polverizzi il nostro orgoglio, che diventi farina, qualcosa di sminuzzato. Sì, accettiamolo, come? Chiedendo perdono. Chiedi perdono oggi a tua madre, a tuo padre, a tua moglie, a tuo marito. Chiedi perdono, umiliati, inginocchiati davanti al fratello. Mettiamoci davanti a lui, questa è l'onnipotenza di Dio. Dice la prima lettura della messa, perché dici che la mia sorte è nascosta a Dio? Perché stai sempre mormorando? Ma guarda che Dio è eterno, Dio non si stanca mai. E che cosa fa? Che questa forza onnipotente di Dio, attraverso il bambino che viene a nascere nella capanna, in questa grotta che è la tua vita, che è la mia vita, che è l'ordinaria nostra routine quotidiana, che è la tua famiglia, che è lavare i panni, che è andare al lavoro, che è la malattia, che è la solitudine, che è il condominio, che è lo studio, che è la missione, quello che si dipana ogni giorno nella nostra vita e che puzza tante volte per i nostri peccati, per le nostre omissioni, per le nostre mancanze di carità, lì appare il potere di Dio in un bambino piccolo che si umilia, mite, che non ti rifiuta, che si lascia prendere in mano da te, che si fa mangiare da te, che diventa la sola carne con te. Per questo dice, a quanti sperano in Lui, si abbandonano a Lui, quanti hanno il cuore contrito e umiliato per la storia, per la propria debolezza, e accettano, e si lasciano triturare, questi, proprio quelli più deboli, più poveri, più piccoli, quelli più affaticati, non ce la fanno, quelli che la storia li umilia, sperano nel Signore e riacquistano forza, mettono ali come di aquila, corrono senza affannarsi e camminano senza stancarsi, con lo sposo verso il compimento. Ogni giorno si compie di più il tuo matrimonio, ogni giorno si compie di più il tuo ministero, ogni giorno si compie di più la tua vita. Diceva Dante, lo studio è applicazione dell'anima innamorata della cosa a quella cosa. Cioè, l'animo innamorato, un animo innamorato che si applica ad accogliere, a scrutare, ad amare la cosa che sta studiando, la cosa che è il suo obiettivo. L'intelletto, dice, si dà solo se è amore. Studium, in latino, significa prima di tutto passione. Dice, imparate da me, studiate Cristo, appassionatevi all'amore di Cristo, perché Cristo si è appassionato a te, Cristo ha studiato te, Cristo ha amato te, Cristo ha dato la sua vita per te, Cristo ha preso il suo gioco, cioè ha fatto del tuo gioco il suo gioco, ha fatto dei tuoi fallimenti i suoi fallimenti, prima ancora che tu fallissi, prima ancora che la storia arrivasse a te come un gioco, cioè prima che ancora che la storia ti crocifiggesse, prima ancora che tu peccassi, Cristo si è fatto inchiodare nei peccati che tu avresti compiuto, guarda che mistero. Per questo può dire prendi il mio gioco, perché quel tuo gioco è già suo, lui già l'ha preso. Ritroverai la vita in quel legno dove ha offerto la sua carne, la sua vita per te, il tuo riposo, il suo amore, il suo perdono, la sua croce, il letto d'amore dove Cristo ti ha sposato.